Il prelievo è il mio peggior nemico. Quando mi capita di farne in reparto vado subito in ansia. Io trattengo perché non è molto carino mostrarsi in ansia di fronte a un paziente a cui devo fare una procedura. Però nonostante riesca a mascherare con giovialità: buongiorno signora, come ha passato la notte? C'è una cosa che non riesco a mascherare, ovvero... E questo è un problema nel momento in cui devo fare una procedura che è abbastanza di precisione. Quindi sbaglio, e più sbaglio, più vado in ansia, più mi tremano le mani. È un circolo vizioso. Come risolvo questo problema? Sono andato su internet e ho ordinato uno scatolone di set per il prelievo. Eccolo qui, attrezzatura simile a quella che utilizzano in ospedale. Adesso, per esercitarmi, effettuerò un prelievo da solo, su di me. Ma prima... ripasso la procedura. Cose da ricordarsi prima di fare un prelievo. Prima cosa, lavarsi le mani con un gel soluzione alcolica. Dopodiché ci si infilano i guanti monouso. Come mai bisogna lavarsi le mani prima di infilarsi i guanti monouso? E qui stai commettendo un grave errore. Stai pensando con la tua testa. Bisogna seguire il protocollo ciecamente. Non siamo mica all'università per pensare. Schiavo. Poi ci si mette anche gli occhiali, non sappiamo se il paziente è infetto oppure no. Nel mio caso non sono infetto, mi garantisco da solo, ma non importa, devo comunque infilarmi gli occhiali protettivi e poi mi accerto di avere tutta l'attrezzatura, quindi una reniforme che qua non ho, poi tutti i vari componenti, le provette, le etichette, laccio, le garze sterili marchio COP, smettono di essere sterili dal momento in cui le ho aperte, e magari anche un cerottino. Bagno le garze con della clorexidina, che al momento non ho ed è solo virtuale, mi disinfetto con un'altra roba, e da procedura devo mettere le etichette sulle provette prima di fare il prelievo, anche se questo ovviamente fa sorgere un problema, ovvero se non becco la vena, se sbaglio il prelievo e io ho già messo le etichette, cosa devo fare? Rifare di nuovo la richiesta e ripetere tutto da capo. Ma questo non ha senso, basterebbe mettere le etichette dopo aver fatto il prelievo. Grave errore, stai ancora una volta pensando con la tua testa. È il momento di montare l'attrezzatura e di prepararsi all'operazione. Un avviso per le persone sensibili: visto che sono già in difficoltà di mio e adesso dovrò farlo con una mano sola, è probabile che venga fuori una bella pozza di sangue, quindi vedete un po' voi, forse vi conviene chiudere qua il video. Vediamo se riesco a mettermi il laccio emostatico da solo. Adesso ho fatto un laccio, prendo questo lembo qui e lo faccio passare sotto, perché dopo sarà molto più rapido, più facile toglierlo. Proviamo a vedere, io tiro qua, il laccio si disfa da solo, adesso lo rimetto. Da protocollo il laccio non può stare su per più di un minuto, in realtà si può eccedere in questo senso. Ecco qua si iniziano già a vedere le vene, che da me si vedono comunque molto bene, è proprio una cartina geografica. Dove mi conviene fare il prelievo? Preferibilmente questa. Non so come si chiama, non ho ancora studiato, però in realtà posso farla anche da questa, anche se è un po' più sottile, anche da questa, ma anche qui, guarda qua, che figata. Adesso rimuovo il cappuccio di protezione. Eccolo qua il mio ago butterfly. Perché? Perché se lo avvicino, qua adesso non si vedrà, ma non è una punta, è bucato dentro, no? Ed è tagliato di trasverso, quindi conviene farlo così. Conviene di solito prima tirare la pelle. Ora non riesco perché ho una mano sola. Ecco che vedo apparire il sangue nel tubetto. Tengo con questa mano qua, faccio attenzione che non mi esca l'ago. La mano mi trema tantissimo. Adesso non posso fare diversamente, ma è meglio non far stare l'ago piatto così perché fa male. Il problema è che adesso non ho una mano a disposizione. Un altro consiglio è pompare con la mano, perché permette di vedere ancora meglio le vene. Se ancora le vene non si vedono, bisogna strofinare portando proprio materialmente il sangue in posizione.
Ecco la provetta che si riempie, guarda lì il sangue che gorgoglia, bellissimo. E adesso è arrivato il momento di togliere l'ago. Prima cosa tolgo il laccio e adesso sono cazzi perché ho una mano sola, quindi adesso potrebbe succedere il disastro. La procedura vorrebbe che io con la mia garzetta disinfettata di clorexidina prema con questa mano e con un'altra sfili l'ago. Problema è che io non ho abbastanza mani, quindi farò così: toglierò l'ago con cattiveria e poi premerò con la garzetta. Questa non è procedura, non è da seguire, così rischia di venirmi un ematoma. Sarebbe consigliabile, una volta fatto il prelievo, chiudere immediatamente l'ago. Dopo vi faccio vedere come si chiude. Chiuderlo anche quando è in vena, perché è più comodo così. Ve lo farò vedere dopo, quando è già fuori, quello che dovrebbe succedere in vena. Ora tolgo l'ago, spero che non schizzi. Vediamo. Attenzione. E oppla. Adesso tengo ben premuto almeno 5 minuti. Una cosa che è molto importante ricordare è rimuovere il laccio, lo ripeto perché sennò viene fuori uno spruzzo. È solo riuscito ad evitare grandi danni nonostante non abbia seguito la procedura. E questa è il mio braccio bucato, ci ho messo un bel cerottino. Questa invece è la provetta. Adesso la giro due volte in modo che si mescoli con gli anticoagulanti e infine mostro la procedura di chiusura del lago. Come anticipato prima, questa va fatta quando il lago è ancora nella pelle, quindi facciamo finta che sia la mia pelle, c'è l'ago infilato dentro, metto in sicurezza l'ago. Eccolo qua. Sparito. Adesso l'ago è dentro e non esce più fuori. Importante fare l'accertamento sia con le etichette che con il braccialetto, anche se poi in realtà in ospedale le cose non funzionano così. Se si ha difficoltà a trovare la vena nei pazienti anziani, cosa può succedere? Le vene non si vedono, oppure si vedono molto ma si spostano all'ultimo momento, quelle piccole birichine. Quindi cosa bisogna fare? Niente, bisogna farsi coraggio e rigirare l'ago sperando di riuscire a beccare questa vena. Ultimo pensiero che volevo condividere: il prelievo quasi sempre fa male. In realtà dipende anche un po' non solo dalla zona interessata, chiaramente sulla mano fa più male. Ho provato a farmi fare prelievi sulla stessa vena, nel primo prelievo non ho sentito dolore, secondo prelievo poco più in sotto, invece dolore pazzesco. Quindi non c'entra assolutamente con la tecnica. Vorrei sfatare questo mito. Non è vero che l'infermiere bravo non fa male e non è nemmeno vero che l'infermiere bravo non fa venire ematomi. Da cosa dipendono degli ematomi? Dipende dal paziente che non ha tenuto pressione sul cerotto, come non sto facendo io adesso, per cui mi verrà l'ematoma. In questo caso non dipenderà dalla mia bravura o meno, dipenderà dal fatto che sto reggendo la telecamera e quindi non ho abbastanza mani a disposizione. Come sempre, spero di migliorare, spero di riuscire a fare in modo che le mani non mi tremino più così tanto, spero anche di riuscire ad essere meno emotivo mentre faccio i prelievi. Emotivo. Un saluto a tutti da Ciuffo e il suo sangue.